Un morto all'interno dello stabilimento Sellantis di eh, Prato La Serra, il terzo in campagna in pochi giorni. Eh, possiamo parlare di strage? Sì, ed è anche assurdo il fatto che in provincia di Avellino, in poche settimane, credo a 14 febbraio, ci sia stato un altro infortunio mortale. Ed è assurdo come a 24 ore, meno di 24 ore dalla proclamazione dello sciopero, delle manifestazioni che abbiamo indetto insieme alla Villa in tutta Italia ci sia ancora questo trend e ora davvero ci aspettiamo da questa convocazione di lunedì dal governo che si metta a mano davvero a un sistema di legge a partire dalla riforma del codice di appalto che consente subappalto questo infortunio in attesa di avere eh, più particolari è comunque una ditta che lavorava in appalto presso un stabilimento importante dimostra che questa giungla va messo un freno a questa giungla, lavorare in queste condizioni che hanno degli obiettivi, abbattere i costi del lavoro, consegne per tempo, nessun rispetto per il lavoratore, per le lavoratrici, va messo un freno davvero, se no, come abbiamo detto più volte anche ieri, noi davvero ci troveremo di fronte a strage quotidiane, questo non lo può consentire questo Governo, deve passare delle parole ai fatti.